Nella giornata di ieri, al termine di un'attività investigativa iniziata nel 2013, la Guardia di Finanza di Lecco ha tratto in arresto DS di 65 anni, presidente di una società di riscossione tributi a livello nazionale, che a partire dal 2008 risulta aver illecitamente stornato parte dei tributi derivanti dalle fissioni pubblicitarie, destinandoli a propri fini personali. Le investigazioni hanno preso le mosse da una verifica fiscale intrapresa nei confronti di una società pubblicitaria, seguendo il flusso di denaro tra committente la pubblicità, concessionarie, società di affissione, società di riscossione tributi, tutto sembrava nella norma. Però dal riscontro tra la documentazione bancaria e le scritture contabili della citata società di riscossione è emerso come il presidente avesse acceso due conti corrente presso altrettanti istituti di credito, intestandoli formalmente alla società di riscossione, ma dimenticando di farli confluire nella contabilità ufficiale. Sui citati rapporti, l'unico soggetto con la facoltà ad operare è risultato essere appunto lui, che ha drenato parte dei denari, circa 7 milioni di euro, destinati agli enti locali legittimati a riceverli utilizzandoli per propri scopi personali, acquisto di automobili di lusso, viaggi, ristrutturazioni edilizie di appartamenti intestate a familiari, lingotti d'argento e monete d'oro. Ma il vero hobby è risultato essere l'allevamento di cavalli da rodeo. Infatti 1,5 milioni di euro è stato destinato a due ranch di sua proprietà, uno in Italia, l'altro negli Stati Uniti, proprio per l'allevamento di cavalli da destinare al particolare sport. Sottoposti a sequestro denaro contante, lingotti d'argento e monete d'oro per un valore di oltre 100.000 euro. L'articolata indagine, condotta secondo le linee programmatiche del Comando Generale del Corpo, ricorda come sia di particolare importanza l'attenzione posta dalla Guardia di Finanza quale organo di polizia economico-finanziaria alla difesa del bilancio dell'Unione Europea, dello Stato e degli enti locali.